Ciao a tutti, anche oggi un video spesa, così giusto per stare un pochino in compagnia, un piccolo video intrattenimento, nulla di particolare come al solito. Questa spesa è una spesa, abbiamo compagnia oggi, è una spesa che è stata fatta principalmente in previsione del nostro fine settimana, perché sarà un fine settimana diverso dagli altri, dato che iniziano le vacanze estive ufficialmente e quindi abbiamo deciso in maniera un po' così improvvisata, un po' che ci pensavamo, poi alla fine abbiamo deciso di prenotare, passeremo 3 giorni in zona, ma andiamo in campeggio. E quindi per far passare 3 giorni diversi dei ai bambini, ma anche per noi, sperando di prendere un po' d'aria. Amore, posso controllare un attimo il biberon? No, perché fa un po' di rumore. Lo possiamo sistemare? No, perché fa un rumore che oggi, stamattina, Tommaso mi ha detto: ma mamma, ma sembra il rumore delle cicale. Vabbè. E quindi ho approfittato per ordinare qualcosa per questi giorni e poi per ordinare qualcosa nello specifico per il campeggio. Spero di riuscire poi a fare dei video dedicati. Scusate, ma sto sudando da morire. Dalla cucina al pomeriggio entra un'afa micidiale. Adesso si sta muovendo un pochino d'aria, ma non è ancora sufficiente per vivere tranquilli. Comunque, dicevo, spero seguirà qualche video di preparazione delle valigie e anche magari un piccolo vlog al ritorno, se riesco a filmare qualcosina lì. Comunque, iniziamo dai gelati che ho messo in freezer. Mio marito mi ha detto: ti prego, basta con i Nui. Finita la stagione di Nui, ok? No, devo dire la verità, quelli piccoli mi hanno stufato anche me, perché tanto i nostri preferiti sono quelli alla caramello salato e noce di macadamia, quelli arancioni. Gli altri mi hanno stufato, quelli con i pacchi piccoli per noi sarebbero l'ideale, solo che c'è sempre qualcosa con i frutti di bosco che io trovo orribile. Sia quello bianco che quello fondente, proprio no. E quindi basta. Abbiamo cambiato. Allora, ho trovato i Kinder Bueno, i gelati di Kinder Bueno, tipo barretta, non sono nulla di particolare. Non mi ricordo se avessi provato questi o qualcos'altro, però sanno fondamentalmente di acqua, non è che sappiano di granché. Poi mio marito mi ha specificatamente richiesto i Maxi Bon Cookie, che al bar, quando andavamo magari al mare a prendere il gelato, che di solito lo prendiamo lì, non trovava mai. Però non mi sono allontanata granché dagli stecchi, e quindi c'erano in offerta i mini Magnum e ho preso questi classic mandorle e cioccolato bianco. Poi no amore, no, questo è il gel per contro i pizzichi di zanzara. E lei, guarda cosa ti dà mamma. E poi questo? Un conino gelato. Allora, dicevo, come al solito io non levo la suoneria, perdonatemi. Ok. Scottex, questa è la Scottex quanto basta, che ha, ve la faccio vedere direttamente da qui, questa era la versione con la frutta, vedete, anziché il taglio normale che sarebbe questo, ha il taglio a metà, e per quanto costi la Scottex, devo dire che quanto a qualità, questa in particolare, sì, è una buona carta assorbente, ma non è nulla di eccezionale rispetto ad altri. Ma quel taglio è la cosa che la rende eccezionale, perché per quanto mi riguarda, per quanto riguarda noi, insomma, la nostra famiglia, dura più del doppio rispetto alle altre, proprio perché è meglio usare molto spesso, soprattutto con i bambini, ma anche per i pranzi, le cene. Spesso ti pulisci la bocca un paio di volte, lo strappo normale
è troppo, ok? Strappandoli manualmente, sì, ovviamente si fanno sempre i brandelli, quindi io trovo che questi siano perfetti. Quindi me ne porterò uno in campeggio, PS, casa mobile, quindi non tenda. E così, abbiamo scelto tra l'altro di fare colazione e... colazione e pranzo. Il pranzo sarà fatto in piscina, quindi comunque al sacco, e poi per la cena magari faremo delivery oppure prenderemo qualcosa nei ristoranti, nelle pizzerie che ci sono lì, però senza sbatterci troppo. In fondo sono due, massimo tre notti, dipende da quanto, perché stiamo pensando di allungarci una notte in più. E quindi pranzo useremo il, ci sarà la cucina ovviamente, quindi il frigorifero, cercheremo di cucinare il meno possibile, quindi il pranzo sarà, vabbè, la colazione è normale, ci portiamo l'espresso e ci portiamo il latte, il succo, le merendine, i biscotti, quindi una cosa molto tranquilla. Mentre per i pranzi, allora, ho appena trovato questa, quindi ho ricomprato queste che vi ho fatto vedere l'altra volta che erano in offerta. Questa è... No amore, questo adesso non lo possiamo aprire. No, lo apriamo dopo. Adesso mamma ti dà un'altra cosa, aspetta un attimo. E le regionali, le insalate pronte, Bonduelle. Queste sono perfette da portare un attimo al mare o in piscina. E questa in particolare aveva i fichi, fichi secchi e mandorle, e dentro un misticanza con carote. Poi dentro c'è ovviamente la forchettina in legno, il fazzolettino, l'olio, sale e aceto balsamico. E ne ho prese, ho preso 4, aspetta, poi andiamo avanti, e le gioca con lo slime intanto. Ho preso il pan brioche, pensavo di portarlo anche quello, perché i bambini piacciono ogni tanto mangiarlo anche come merenda, senza niente anche. Tonno in offerta, perché il tonno mai manchi, figuriamoci in una situazione del genere. Era da un po' che volevo ricomprare pastina, ciao Vale, pastina per le minestrine, da fare asciutta ovviamente, e ultimamente avevo sempre solo pennine e farfalline, dicoline perché sono quelle piccoline dei piccolini Barilla, ed era un po' che dicevo, però oggi magari due stelline con il formaggino, senza brodo ovviamente. E quindi mi sono ricordata, perché poi mi scordavo sempre ogni volta, e mi sono ricordata. Poi ho preso le olive nere snocciolate, ho preso queste proprio per la praticità della confezione, anziché la lattina con tutto il liquido eccetera eccetera. Poi ho preso una piccola scorta di fruttine, sempre da portarmi, c'erano in offerta queste di Mellin, e ho preso frutta mista, no amore, no amore, quello rosa no, perché quello è troppo liquido. L'albicocca, due mele fragola plasma. Perché? Oggi non c'è tregua. Poi ho preso due mix per insalate che mi porterò per arricchirle. Allora, il mio preferito, che è sempre questo della Venturi, anacardi, mandorle e peperoni. Ma poi, forse me ne pentirò, però dopo che ho preso l'insalata con i fichi secchi, non è che ci sia molto da... Ananas, nocciole e mandorle, non l'avevo mai visto. Poi abbiamo una scorta di biscotti, come sempre, ultimamente il must dell'estate. Mamma ne ha levati un UI, ma queste non me le leveranno mai, anche perché stavolta ne ho dovute prendere tre confezioni, perché me li fanno sparire, ma non nel senso che me li nascondono, nel senso che se li mangiano. Le gocciole al cocco, e quindi ne ho prese tre confezioni. Poi per i pranzi mi porterò questo, ammazza, non pensavo che fossero così tanti, gli American sandwich, quindi per fare panini e tramezzini per i pranzi, così i pangoccioli per le colazioni dei bambini, cioè tutti e tre, mio marito compreso. Poi mi è stato richiesto in maniera specifica un aperitivo con le patatine, quindi ho preso le simil rustiche, e queste devo dire che piacciono a me, no, anche i bambini piacciono, a mio marito che non piacciono. Le simil Dixie, come, no, Dixie, le Dixie erano le palline, no, le pie erano le palline,
questi cosini al formaggio, che sono una droga. E poi ho preso due confezioni di pane ai cereali, sempre per, ora valuto quanti portarmene, più o meno quanti possano servirci, magari per pranzo, anche come accompagnamento un paio di fette di pane con l'insalata. Poi che altro ho preso? Oh no, avevo scordato il momento omaggio, ragazzi. Schifo. È tornato il momento dei latti vegetali, della bevanda vegetale, cocco con riso. Guardate, nell'ultimo anno di queste me ne avranno inviate 4 o 5. Hanno tutte fatto la fine brutta, cioè buttate. Guardate, qua c'è scritto cocco e ci posso provare ad assaggiarlo, ma è una roba che mi fa orrore. Acqua, latte di cocco, riso, sale minerale, fosfato di calcio, aromi naturali, sale, emulsionante, lecitina di girasole, stabilizzanti, come dice, quando leggo gomme mi meglio non leggere. Ti dirò, se lunga preferivo un altro micro detersivo in omaggio. PS, ho provato, per chi segue questi video spesa, ho provato la combo, che ho visto che sono di Chantecler tutte e due, lavatrice e ammorbidente, fa un profumo buonissimo, mi è piaciuto un sacco. Non al momento tanto da abbandonare il mio Lenor Panarea, attenzione. Poi ho preso, quindi ho preso sia due alla siciliana che due alla trentina, che hanno mele e noci. Qui si può aggiungere anche del parmigiano magari. Ecco le altre. Si è attaccata? No! Le altre due. Non c'è nulla di salutare in questa spesa. Dei peperoni che mi porterò, quelli che sono abbastanza sodi, anzi me li preparo proprio già tagliati a striscioline, perché li mangiamo crudi e anche i bambini, soprattutto a Tommaso, piacciono tantissimo crudi. E quindi insomma un po' di sana vitamina C gliela diamo anche così. Poi ho preso un po' di pesche e noci, due confezioni. Ora vediamo il livello di maturazione, fanno in tempo questo caldo a maturare un po'. Poi ho preso le sottilette, sempre per la situazione panini. Ho preso due snecchini di parmareggio, questi magari per me e mio marito, perché i bambini tanto ne hanno ancora, di quelli che ho preso in frigo ce ne sono ancora, con tarallini e parmigiano, che questi sono ottimi da accompagnare appunto con le insalate. Da accompagnare alle insalate, robiola, che ve lo dico a fare, mozzarelline, ho preso le ciliegine, ho preso i bocconcini e queste, probabilmente ci porteremo queste per fare i panini magari, erba cipollina da fare tritata a coltello e messa in freezer, io me la tengo sempre così. Poi abbiamo del prosciutto cotto Ferrarini, che ho preso solo perché magari in questi giorni può servire. Stavo per ordinare gli affettati, però ho detto, ieri era lunedì, le ho ordinate ieri sera per fargli arrivare oggi. E ho detto, ma se arrivano martedì pomeriggio, cioè come arrivano poi venerdì, dovrebbero durare venerdì, sabato e probabilmente anche domenica. Meglio comprarli direttamente venerdì mattina prima di partire, si scende giù alla Coop e si prendono. Poi ho preso del pecorino di Amatrice, le immancabili fette di pollo, perché avevo finito tutta la carne, tutte, infatti ne ho prese due confezioni, della Fontina, delle piade, sempre per da portarci lì, poi valuterò e cercherò di fare... anche lì preparare una borsa frigo abbastanza oculata a seconda del numero di pranzi, merende, snack vari che ci servono. Spugnette da portare lì, una per il bagno, una per la cucina, perché ovviamente poi mi porterò la mucchina sgrassatore al limone per tutte le superfici. Poi che cosa ho preso? Mi sta cascando qualche cosa. L'aperitivo si fa con l'icnusa non filtrata, quindi birrette 1, 2,
l'altra era caduta per terra, quindi sono quattro birrette, beh, due sere, insomma, vuoi non berti una birretta per forza, e basta, perché poi ho unito, ci porteremo anche una confezione di acqua in bottiglia, una balla, una cassa, insomma una cassa d'acqua, non so se mio marito poi vorrà portarsi anche la cassa della sua acqua leggermente frizzante, non lo so, vedrà lui, magari un paio di bottiglie così, poi ho preso una scorta di carta igienica, i pannolini per Eleonora che sono sempre gli Huggies mutandino, perché su Esselunga li trovo spesso ad un prezzo decente e quindi li compro volentieri. Tra l'altro Esselunga ha le spese di consegna gratuite per una spesa superiore ai 110 euro, che però io comunque faccio sempre, fino al 1° settembre, quindi per tutta l'estate. Io intanto sto sudando da morire, da morire. C'è altro? No, mi pare di avervi fatto vedere tutto del freezer, ve l'ho detto. Ah no, in freezer c'era anche... Cosa mi si è attaccato qua? Delle briciole, orrore. In freezer c'erano anche, cioè del freezer ho preso anche, oltre ai gelati, ho preso anche una confezione di bastoncini Findus che erano in offerta. Mi è finito tutto in freezer. Ho ricomprato la cipolla tritata che io prendo sempre nelle confezioni. Non la prendevo da un sacco perché ne avevo accumulata parecchia. E non avevo più nulla, l'altra sera non avevamo più nulla, infatti abbiamo ordinato una pizza, tant'è che io stavo male tra l'altro. E lì ho pensato, cavolo, certo che una cosa da far veloce, tipo dei bastoncini, anche se fa caldo, tanto noi la cucina la usiamo solo per cucinare, perché mangiamo in soggiorno, nel tavolo da pranzo, quindi anche se accendiamo il forno non ci disturba più di tanto, e quindi l'ho presa. E basta, questa era tutta la spesa, e basta, ci vediamo al prossimo video, spero che appunto sia quello delle valigie e poi segua il relativo video sul nostro fine settimana. Ho già dei video pronti, perché ho cercato di portarmi avanti in questi giorni, cioè nei giorni scorsi, per la settimana in cui saremo in montagna, perché agosto probabilmente, sicuramente mi vedrete molto meno, e quindi magari mi tengo questi video per voi, insomma, per non sparire del tutto, e li scagliono magari ogni 3 giorni, così ne ho pronti 3, mi pare, quindi magari, insomma, in 10 giorni, ecco, possiamo tappare un po' di buchi qua e là. Va bene, ci vediamo al prossimo video e un bacione grande. PS, se mi state ascoltando, e spero di caricarlo stasera questo video, oggi è martedì, stanotte magari, lo vedrete domani, magari mercoledì, se avete esperienze in casa mobile, eccetera, siccome io ovviamente ho già preparato la lista di tutto ciò che penso ci servirà, se avete esperienze di questo tipo, scrivetemi dei... poi magari lo chiederò anche su Instagram, dei suggerimenti di cose da mettere in lista, quelle cose a cui non pensi e che ti accorgi che ti serviranno soltanto quando sei lì. Magari c'è qualche esperto campeggiatore da qualche parte, qui.